Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato al mio orto, ma ovviamente anche al vostro. Oggi è l'inizio di una nuova settimana di lavoro nell'orto, in cui in questa settimana mi do come obiettivo quella di trapiantare i primi piantini di cavolfiore. E vorrei anche fare una semina di ravanelli, se ovviamente il tempo lo permetterà e tutto. Quindi la scorsa settimana abbiamo trapiantato i piantini di cavolfiore romanesco. In più spero che ci sia qualcosa da raccogliere quest'oggi, quindi andiamo sempre a dare uno sguardo. Innanzitutto voglio dire che gli ultimi 2-3 giorni della settimana ha piovuto abbastanza violentemente, quindi prima di tutto voglio andare a vedere i piantini di cavolfiore in che stato sono. Devo dire che hanno tenuto perfettamente. Hanno tenuto perfettamente e speriamo che crescano molto bene. Qui abbiamo un piccolo melone che sta ancora crescendo. Qui ne abbiamo un altro. Intanto vediamo le zucchine. E siamo sempre fermi. In questo modo c'è qualche fiore. Questa è un po' marcia, quindi me ne buttarla. Qui abbiamo qualche zucchina trombetta che si sta sviluppando, la lasciamo ancora un po' crescere. Idem qua. Anche qui. Anche qui per i cetrioli sono molto piccoli, sono ancora in crescita, essendo il mese di settembre. Anche qua un altro, ce ne sono quindi ben tre in crescita e noi li lasciamo crescere. Qui abbiamo le melanzane della scorsa volta che purtroppo non sono ancora cresciute. Speriamo che crescano. Ok, mentre li vedo un po' di pomodori che stanno andando molto bene, che stanno, diciamo, che stanno rimettendo. Ok, per ora ho raccolto un po' di fiori di zucca, qualche pomodoro e un peperone. Intanto lasciamo che i pomodori maturino, li lasciamo ancora un po' maturare finché si può. Però la scorsa volta non vi ho fatto vedere una cosa. La scorsa volta non vi ho fatto vedere delle altre piante di zucchina che abbiamo piantato, zucchine trombetta, che stanno anche qua, stanno crescendo. Vediamo se c'è qualcosina che ci fa. Eccone qua una. Fa salvare il calcio d'angolo. Raccogliamo anche questo bel fiore. Ci fa salvare il calcio d'angolo, va. Vediamo se ce ne sono altre. Ok, questo è stato il raccolto di quest'oggi. Ora passiamo a trapiantare i piantini di cavolfiore.
Ok, pianterò i cavolfiori esattamente lì, toglierò quella striscia di piantine che ormai stanno seccando di fagiolini, poiché i cavoli si adattano molto bene in successione alle leguminacee. Quindi guanti e si inizia a sradicare le piantine di fagiolini, che ormai ovviamente non danno più. Una volta che li ho sradicati, do una bella vangata. Ok, adesso tolgo un po' di erba qui sopra, in modo che ce ne sia il meno possibile. Ok, adesso una bella rastrellata. Ok, ora possiamo procedere al trapianto. Ovviamente sceglierò i piantini più lunghi, anche se alcuni, come vedi qua, me li hanno mangiati i vari parassiti, possiamo definirli così.
teniamo una distanza di circa 50 centimetri tra un piantino e l'altro, più o meno. Che me ne mancano ancora un po' da trapiantare, faccio che prolungare la striscia. Ok, ho allungato di molto la striscia. Parte da lì e termina lì. Vediamo quanti piantini riusciranno a starci. Ok, fino ad ora ho piantato circa 8 piantini di cavolfiore, però ne ho ancora da trapiantare e quindi pensavo di allargarmi ulteriormente togliendo sempre ancora fagiolini in cui le piante stanno seccando. Quindi mi allargo ancora per un pezzo. Almeno da riuscire a piantare sui 10 piantini di cavolfiori. Poi vedremo quelli che resisteranno. Ok, sono riuscito ad allungarla, ma ovviamente più di così non so più che cosa fare, oltre che ovviamente a fare un'altra striscia, oltre che ovviamente a fare un'altra striscia parallela, ma al momento per questa settimana, per quest'oggi non ho veramente il tempo. Quindi penso che ancora un paio di piantini ci stiano. Ho finito di trapiantare la maggior parte dei piantini, ho allungato anche un po' da questa parte per farcene stare ancora uno. Ho piantato in totale 10 piantini di cavolfiore. Siamo un po' in controluce.
qua. Una bella striscia con 10 piantini di cavolfiore più o meno distanti tra di loro un circa 50-60 centimetri. Questi sono i piantini che mi rimangono. Questi devo dire che sono i migliori, mentre questi sono un po' stati mangiucchiati, soprattutto questo. Vediamo un po', speriamo di piantarne ancora qualcuno. Speriamo che questi piantini che ho appena piantato resistano, che non vengano magari mangiati ulteriormente da alcuni parassiti. Molto bene, in questo video abbiamo visto che ho trapiantato i piantini di cavolfiore. Non so se questa settimana riuscirò a seminare i ravanelli, se non riuscirò, cioè spero di riuscirci, nel caso poi vi farò vedere. E niente, questo video finisce qui. Con i miei piantini alle spalle, adesso provvederò ad annaffiarli e ovviamente provvederò anche a dare una bagnata a tutto l'orto, anche se si sta facendo buio e qui e spero di sbrigarmi in fretta. Ciao, se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti per rimanere sempre aggiornato e ovviamente se ti piace la tematica. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao e buon orto anche a te.